Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andronic 91 su Pokémon Quest. Oggi si prende d'assalto il fiume Zigzag. Insomma, purtroppo Charmander deve un attimo fermarsi perché non può essere. Via all'esplorazione! Machop spacca roccia? E allora spacchiamogli il muso! Oh, si ricarica molto velocemente spacca roccia. Allora forse non è chissà di quale potenza. No, eppure mi sembra che... Ah, contro questi proprio no, eh. Però stiamo reggendo bene, sembra, eh. Sembra che stiamo reggendo bene. Non vorrei sbilanciarmi. Spacca tutto, spacca grano. Mamma mia, che raggio d'azione ha spacca roccia. Vai, vai così. Spacca di testa, grande. Ottimo ragazzi, vi state comportando benissimo. Ah, Pokémon in arrivo, eh. Hopla. E via, un altro spaccaroccia. I loro attacchi ci respingono, ma... Tutto sommato non sono nulla di che alla fin fine, eh. Andato anche questo. Stiamo reggendo bene, nonostante... Ah, ecco il boss finale, Slowbro. Miseria, però mo no ragazzi, sto combattendo con i Pokémon meno adatti per una sfida contro Pokémon acqua e psico. Oltretutto io attacco a ripetizione appena si caricano gli attacchi, io vado, perché non può essere, se no Slowbro anche lo berregge. Ma come dice il buon Sidonia, la possiamo gestire. E quindi possiamo farcela. È andato, signori, è andato. Mi è salito un attimo il Sidonia prepotente, quindi la possiamo gestire. È andata. E sono ben contento che sia andata. Però per i prossimi ci vuole un Pokémon erba. Assolutamente. Preferibilmente due. Oppure dobbiamo allenarci ancora un pochino. Oppure potremmo andare. Il fatto che comunque sia i Poké Coupon ne ricevi un tot al giorno è molto essenziale. A questo punto direi di andare ancora, di fare un altro livello di questa isola. E poi magari fermarci e magari mi cerco un qualche Pokémon... di tipo erba, perché no ragazzi, non possiamo farcela davvero. È tosta, eh. Qua contro il tipo acqua è tosta. Però Tentacle già è tipo veleno, è più facile. Mi rimane più facile farlo fuori. Dunque, Machop sta per primo, quindi attacca lui per primo. Ottimo. Ottimo, verso qui Machop. Servirebbe psicoraggio, caro. Grazie, grande. Vai. Machop sta un pochino giù, con i punti. Già Tentacruel. Ah, ci picchia. Che succede? Ci picchia. Stavolta è tosta, ragazzi. Stavolta è tosta davvero. Mannaggia. Oh. Se il boss chiama rinforzi, però non è giusto. Non si fa così, Tentacruel. Sei un po' cattivino, eh. Vai, becchi su psicoraggio e vai via. Machop stava per lasciarci le penne, ma hey! L'abbiamo ben retto. Fiume Zigzag 3-2. Quindi ora ci sarà... 3-3. Sei un maledetto genio! È la risposta più azzeccata che abbia sentito! Devi avere un maledetto quoziente intellettivo di 160! Sei maledettamente dotato! Ad ogni modo, io provo a fare anche il 3-3. Ci siamo, abbiamo un bel po' di materiale per oggi. Abbiamo anche reclutato un bel matchup che fa spacca roccia. Guarda qua, premo ora. Bam, prende tutti, prende. Non si è fatto nulla. Poliwhirl. Non mi ricordo più neanche come si chiamano i Pokémon. Se Abra si ricaricasse,
farei un pochino più male a Poliwhirl, eh. Oddio, non ho preso tanti danni, va bene, stiamo bene. Vai, attacchiamo con tutti, vai. Vai, perfetto, Abra, mi serve il tuo aiuto. Ok, no, era andato, mo ci vuole mezz'ora a ricaricarsi, Abra. Abra ci vuole un sacco di tempo, spacchiamo intanto qui intorno se troviamo qualcosa. Ok, vai. No, fermate. Non compare nient'altro, strano. Ah, eccoli. Volevano, si stavano nascondendo, ma Andrea li ha scovati. Che ha bruciato? Oh, poverino. Un Pokémon d'acqua scottato. È il colmo. Però succede. Ottimo. Wow. Golduck. Sì, non è servito a nulla usarlo lì di fuoco fatuo, ma... Vai ragazzi, vai. Ok. Perfetto, dai, così. Mi piacete. Breccia e fuoco fatuo, magari lo scottiamo, grande. Ottimo, scottato, fa meno danni. Grande, andato. Solo tre stadi c'erano qui, però erano comunque sia belli polposi. C'erano molti Pokémon. Bene, ho fatto una piccola pausa ed ora sono pronto a tornare. E magari a sperare di finire anche questo fiume Zigzag. Che poi dovrebbe darmi un pentolone in più una volta finito. Ho messo questo team, cioè anche Meow che ha un attacco devastante a dir poco. Fa danni a tutto spiano. E si ricarica anche abbastanza velocemente, quindi non mi preoccupo. Magari sapete che c'è? Il problema potrebbe essere Vagmar, che essendo tipo fuoco, insomma, potrebbe avere un po' di problemi contro tipo acqua. Ma, In realtà sto registrando questa parte dopo un giorno o due giorni dopo aver registrato la prima. Quindi, insomma... sono passati un paio di giorni dall'ultima volta che ho giocato. Non è grave questo, ma il fatto è che comunque sia mi sono allenato. Ho trovato altri Pokémon. Tre mi sembra. Un Sandshrew, Meow appunto. Però non mi ricordo perché la mia memoria è pessima. Ma poi lo vediamo. Ah sì, un altro Ponyta, ecco. Che poi ho usato come sparring e l'ho mandato via. Sta andando bene, molto bene. Non me l'aspettavo. Siamo un livello non tanto alto. Volevo trovare un Pikachu. Ho cucinato due piatti gialli, ma... Niente Pikachu. Un po' mi dà fastidio questa cosa, perché ho sprecato ingredienti buoni. Sprecato, oddio. Ho utilizzato, che sprecare è brutto. Ho utilizzato ingredienti molto buoni. Oh mio Dio, ma sono a terra tutte e due? Eh no, allora così non ce la facciamo. Questa la vado a perdere. Tipo, Meow potrei allenarlo, ma in serie separata per conto mio. Ora, Machop ha un attacco enorme. Ha un bel po' di punti salute, può resistere. La mossa spaccaroccia, ok, non sarà eccezionale, però fa danni a tutti quanti e si ricarica abbastanza velocemente. Quindi, possiamo farcela prendere d'assalto il boss? Possiamo farcela? Sì, possiamo farcela. E dobbiamo farcela. È un difensore speciale eccezionale. Il resto fa K, però, insomma, per quel che conta, la difesa speciale ti regge tutto. Un po' come Shackle pure ti regge tutto. Tranne EPS è un Pokémon normale per EPS. Per l'attacco niente, attacco speciale neanche, infatti è uno Staller. Si usa più che altro per annoiare l'avversario, come Annoyer, tipo punte, queste cose qua. Sarebbe più un setter, però ok. Avete capito il senso, no? È andata bene stavolta. Nonostante Abra abbia pochi punti salute, ha un attacco che è devastante. E non vedo... Non so come si evolvono i Pokémon qua, se è possibile farli evolvere. Andiamo a questi obiettivi e poi andiamo a fare il boss finale e concludiamo anche questo video. Perché vorrei cercare di fare un... diciamo un percorso, non so come definirli,
un mondo, tra virgolette, a episodio. E preferisco giocare col pad piuttosto che giocare con touch. Lo trovo molto meglio. E andiamo a fare boss. Siamo leggermente più levellati del boss, ma... La velocità massima del Poké B6, non so cosa fosse. Poliwhirl ci prende tanti danni, da psicoraggio invece no. Ero fiducioso in psicoraggio, ma a quanto pare mi ha deluso. Vai, falli fuori. Beh, insomma, la prima ondata è andata. Ah, ci fanno l'agguato? Eccolo il trappolozzo. Vabbè, un trappolozzo no, però non è come quando ci circondano, però insomma. Stavo a dire di aspettare, quatti quatti, zitti zitti. Eccoli, va, altri due. Mannaggia quanto non li sopporto quando si mettono lì, che sbucano dal nulla. Vai, bravi. No, ti becchi psicoraggio in bocca proprio. Prepotente te lo prendi. Uè, acqua getto, cos'era? Surf? No, surf no, surf era troppo piccolo per essere surf, dai. Mio dio, Golduck. Che paura, Golduck. No, si è boostato tutto quanto, si è boostato. Vai, psicoraggio, ci serve. Dai, 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 dai. Oh, grande. Dio, Machop, Machop. Machop. Vabbè, ci proviamo. Poliwrath dovrebbe prendere un bel po'. Un Beyblade è diventato. Dovrebbe prenderci grandi danni da psicoraggio, ma non sembra. Sì, però Abra, che sta facendo Abra? Dai, porca miseria. Oh, potrei anche avere meno punti in totale, ma ehi, ho più vita. E ho portato Koffing. Ehi, vediamo se ce la facciamo ora. Koffing è molto importante, ha molti punti salute. L'attacco, però, insomma, potrebbe essere buono, potrebbe essere buono, potrebbe avvelenarci l'avversario. No, non ci credo. Dai, ma questo, io sono, oh, grande, grande ragazzi. Io sono sicuro che questo non è niente ancora. Oh, attenzione, un nuovo potere. Un range di attacco più ampio. Fa vedere. Guarda, ho chiamato. Ampiezza attacco, bene. Mosse dopo le... Allora evolvono i Pokémon. La statua del Duodo, Doduo, l'abbondanza. Complimenti, tutti gli alleati fino al livello 15 riceveranno più esperienza esplorando l'isola, grazie. Oh, una nuova statua, con questa sono tre. È la statua abbondanza. Raffigura Doduo. Forse si credeva che il moto frenetico dei Doduo contribuisse all'abbondanza dei raccolti. Abbiamo esplorato quest'area da cima a fondo. Oh, chiamiamole aree. Provo subito a individuare un percorso verso l'area successiva. L'elaborazione dei dati potrebbe richiedere un po' di tempo, nel frattempo faccio un'altra ricerca. Ho cercato informazioni sull'area della leggenda nel database. Pare che sia il luogo nel cuore dell'isola e che nessuno vi abbia mai messo piede. Oddio, che succede? Va tutto bene, Pokébi? Le storie destinate nell'isola sono la chiave che ti condurrà all'arena della leggenda. Trovale e potrai varcare la storia di quel luogo recondito. Bip, bip, bip. E io già so. Attenzione, ragazzi, potrebbe andarci di lusso ora, eh. Perché sono Pokémon di tipo terra. Questa è sicuramente l'isola recondita. Poi ci sarà. Io so già chi c'è perché me lo sono spoilerato, ma vabbè. Analisi conclusa. Ho rilevato un percorso verso nuove aree. Addentriamoci nell'isola. So, me lo sono spoilerato perché ovviamente le thumbnail di YouTube sono stronzi quelli che le fanno e quindi... Bonus col tipo volante? Ah, c'è il tipo lotta allora. Beh, i Pokémon che ho potrebbero andare benissimo, eh. Non potrebbero andare male. Sono sicuro che è il tipo volante... Eccolo, grande, facciamo nuovi cibi allora. Sapete perché sono sicuro che è il tipo volante? Perché... Gli unici tipi a cui sono deboli il tipo volante è la lotta e il tipo erba.
Quindi per forza quei due. Magari sapete che c'è, ci sono anche Pokémon di tipo roccia e terra, sicuramente. Però essendoci che è il doppio tipo, va bene. Va bene, cugino, allora per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione come sempre link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.